chi te l'ha data? Signoressa. Stavolta avrete a che fare con il più temibile dei miei adepti. Un altro cattivo? Che ci vuole annientare? Ho nascosto una valigetta con tutte le informazioni. Per trovarla seguite gli indizi. Questo è un lucchetto a lettere. Ha funzionato! Il lucchetto si è aperto! Oh cavolo, un dispositivo! Si attiverà con un codice vocale. Che potrebbe essere? Signoresse! Si è attivato, si è acceso! Ciao a tutti, lui e lei Sofì, e insieme siamo in Me contro te. Benvenuti in questo nuovo video dove finalmente scopriremo cosa c'è dentro il dispositivo del signoresse. Come avete visto, ieri abbiamo aperto la valigetta e abbiamo trovato questo aggeggio che non riuscivamo ad utilizzare, quando a un certo punto lui ha avuto la brillante idea di dire signoresse, e questo si è acceso. Il signoresse ci aveva fatto trovare questo dispositivo all'interno di una valigetta segreta nascosta in casa nostra. Finalmente abbiamo qui tra le nostre mani tutte le informazioni sul nuovo cattivo del team dei malvagianti, il nostro nuovo nemico che dobbiamo battere. Finora non sappiamo nulla di lui, sappiamo solamente che è un alleato del signoresse e che probabilmente all'interno del dispositivo ci saranno le sue informazioni. Non vediamo l'ora di scoprire insieme a voi cosa si cela all'interno del dispositivo, ma prima di tutto vi volevamo ricordare che tutta la storia vera e autentica del signoresse la trovate solo e soltanto qui sul nostro canale, perché il signoresse è il nostro acerrimo nemico, quindi esiste soltanto sul nostro canale. E se ovviamente vi piacciono le nostre avventure e ci volete supportare, iscrivetevi al canale ed entrate a far parte del Team Drop, la squadra più grande e forte di YouTube. Ma adesso non perdiamo altro tempo. Io ho già visto la prima schermata. Siete pronti? Vediamo. Oh, wow. Cavolo! Ma cos'è? È tutto un codice strano. Lui, non so se l'hai notato, ma c'è sia l'orario che la data. Questo significa che non è un dispositivo a caso, ma anche se sembra una navicella spaziale, è uno smartphone, un cellulare. Ok ragazzi, l'ho sbloccato, non c'era codice. E cosa c'è? È stranissimo, non c'è nient'altro se non la cartella delle foto. Ok, apri le foto allora. Lui, ho tanta paura, chissà cosa ci sarà in queste foto. Stiamo per scoprire chi è il nuovo cattivo. Ho davvero tantissima ansia. Siete pronti? Vai. Vado. Foto. È diventato tutto nero. Che strano. Ok, c'è una foto. C'è una foto. Un parco molto strano, sembra una foresta. Sì, direi che è una foresta. Ma che significa? Ci sono tantissime tipologie di alberi diversi. Controlla se ci sono altre foto. Altre foreste. Ma è una foresta gigantesca. Ma che significa la foresta? Che senso ha? Il signoresse ha detto che qui dentro ci sarebbero state tutte le informazioni del nuovo cattivo. Ma di una foresta, non so. Il cattivo è un albero? Non mi viene in mente niente. Continua, magari ci sono altre foto. Alberi, foresta. Eh sì, è un tronco. Non so, andiamo avanti. Una casa. Una casa sull'albero. È molto strano. Chi nel proprio telefono ha soltanto foto di foreste e alberi e casette sugli alberi? Vediamo se ce ne sono delle altre. Qui si vede meglio la casa. È una vera e propria casa sull'albero. Ci sono delle scale lungo tutto l'albero che conducono alla casa. Ma cosa vuole dire questa foto? Non riesco a capirne il senso. Fai vedere. C'è ancora un'altra foto. Questa. Cos'è? Che cavolo è? Sembra una specie di mano. Ragazzi, non riesco a capire. Una zampa. Una zampa. A me sembra una strana mano con un mega pollice. Non so, magari... Oh cavolo, sta squillando. Sta squillando il telefono. No. Sì, sta squillando. Aiuto, rispondi. Non lo so, ma come? Premi rispondi. Rispondo, ok. Pronto? Ma che cavolo? Pronto? Chi parla? Pronto? Chi c'è al telefono? Chi sei? Sei il signoresse? Ma come parla? Non si capisce niente! Parla bene, non ti capiamo! Cosa vuoi da noi? Spiegati! Parla meglio! No,
No, no, no, no, no, no, no, no, è caduta la linea. Lui, dobbiamo assolutamente richiamare questo numero, ma ti rendi conto? Poteva essere il signoresse. Per la prima volta avevamo l'occasione di parlare al telefono con lui o col proprietario del telefono, con l'uomo cattivo, non lo so. Ed è caduta la linea, dobbiamo assolutamente richiamarlo. Aspetta, ma no, ha chiamato con un numero anonimo e quindi è impossibile richiamarlo. Come possiamo fare allora? Ho un'idea! Potremmo andare in un centro informatico. Magari loro avranno la tecnologia per poter risalire al numero che ci ha chiamato. Ho i miei dubbi, non credo si possa fare, però proviamoci. So io dove andare, seguimi. No, lui, aspetta, aspetta! Prima di andare, voglio mettere in atto un piano. Di che piano stai parlando? Come abbiamo capito, il signoresse e tutti i suoi aiutanti stupidi del team dei malvagianti entrano in casa nostra mentre noi non ci siamo. Sì, e quindi? Tu pensi che sia magia? Io non credo. Secondo me loro entrano proprio con le loro gambe. Ho intenzione di nascondere delle telecamere qui in casa nostra, in modo tale che vedendo che noi usciamo loro vengono e noi zac! Li cogliamo con le mani nel sacco. Li riprenderemo e quando torneremo vedremo i filmati e scopriremo finalmente chi si cela dietro il signoresse. Hai avuto un'idea grandiosa! Ti adoro, carciofina! Sì, sì, però non chiamarmi carciofina. Adesso non perdiamo altro tempo, posizioniamo subito le camere. Io ne ho una piccolina in scatola che fa proprio al caso nostro. Se ne è qui da qualche parte. Eccola! Ta-da! Una piccola camera da poter nascondere in casa nostra. Ma dove la mettiamo? Ci vorrebbe posizionarla in un punto che riprende tutta la casa. Da qua ci penso io. Dove potremmo metterla? Lì, nella padaria! Eh no, è lì, cadrebbe. E poi comunque non si vedrebbe tutta la casa. Ma certo, sì! Mettiamola qui sopra, accanto a Mimmi. Non se ne accorgeranno proprio. Però... oh cavolo, non ci arrivo. Fai fare a me. Ok, la nascondiamo qui dietro. Così, ok, ci sono quasi. Dammi un attimo. Sta registrando? Sì, credo di sì. Ciao, signoresse, stai per essere scoperto. Bene, lui, andiamo. A dopo. Ok, siamo arrivati, ragazzi. Dovrebbe essere questo il posto. Ma che posto è? È tutto grigio e nero. Si vede che è tecnologico. Ragazzi, andiamo. Spero tanto che ci possano aiutare. Salve. Ma non c'è nessuno. Ho visto qualcuno di là nell'altra stanza. Eh sì, vedo un signore che sta lavorando al computer. A doppio computer. Ne ha ben due davanti. Mi hanno detto che è il tecnico più forte del mondo, quindi sicuramente ci saprà dare una mano. Andiamo. Salve. Salve. Benvenuti. Salve, lei è un tecnico informatico? Sì, assolutamente sì. Le spiego, noi abbiamo un piccolo problemino da risolvere. Noi Per farla semplice, abbiamo una sorta di dispositivo stranissimo e avremo bisogno di sbloccarlo per sapere chi ci ha chiamato. Che strano dispositivo, ma certo, vi faccio vedere. Ecco, stia attento, è molto delicato. È molto strano. Lo decrittiamo subito. Lo decri cosa? Lo decricca. Si è messa a lavoro. Ragazzi, forse è la nostra grande occasione per scoprire chi è il signoresse. Che immaginate? Sì, manca pochissimo. Ma ragazzi, noto qualcosa di molto strano. Anche il nostro decrittatore non riesce a riconoscerlo. In che senso non riesce a riconoscerlo? È come se qualcosa di mai visto. Ma ragazzi, dov'è che l'avete trovato questo dispositivo? Ce l'ha regalato mia nonna. Zia, no? C'è sua nonna. Vabbè, dei parenti ci hanno regalato quel dispositivo. Mia nonna è sorella di sua mamma. Esatto. E quindi a volte ci confondiamo. Sì, 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 infatti. Certamente, quindi la nonna e la zia. Ragazzi, è molto grave che voi abbiate questo dispositivo. Io non l'ho mai visto prima, il nostro sistema non lo riconosce. Potrebbe essere gravissimo per la sicurezza globale. Sarebbe il caso che lo prendessimo noi in custodia per fargli fare ulteriori analisi da parte della polizia. Ma in realtà non ci sarebbe bisogno, no, ma... No, perché mia nonna è mia zia, cioè la nostra zia nonna, è molto legata, quindi mi dispiace, ma devo darcelo subito. Grazie. Prendi il telefono, scappa! Mamma mia, chiamate la sicurezza subito! Scappa, so! Aiuto! Ok, chiama subito
l'ascensore. Sta arrivando la sicurezza. Lui, io non so cosa sia questo coso, ma dobbiamo liberarcene. Hai capito? Una roba aliena, non lo so, è per la sicurezza globale, ha detto. Non ci resta che aspettare, magari ci richiamerà di nuovo. Sì, ok, ma adesso che abbiamo questo tra le mani, siamo dei ricercati. Aiuto.